Buongiorno da Fico Italy World, Bologna. Siamo di nuovo in diretta per mostrarvi una grande sfida. Giuseppe Perucchetti, Brescia, contro Luca Molduzzi, Forlì Cesena. Regia, William Bardon. Vediamo anche il cognome. Commento, il mio sottoscritto Lloyd De Cesari e Massimo Berselli. Ben ritrovati. Sta ultimando alla cameraman, in questo caso, Mirko Bianchi. Declassato. Abbiamo completato la presentazione, i giocatori, inquadrato gli ultimi tiri di Giuseppe Perucchetti, maglia nera, master ormai da tanti anni, una presenza che è sempre stata supportata da buonissimi risultati, la sua. L'avversario è Luca Molduzzi, che ritorna proprio in questa stagione a, diciamo, completare quella cerchia di grandi giocatori. Eccolo inquadrato. Eccolo qua, il giocatore di Forlì Cesena attualmente, ma sì, di storia totalmente ravennate. Ravennata al 100%, adesso è residente nella zona di Cesena. Esattamente, Sogliano su Rubicone. Molduzzi che si è guadagnato la promozione a Master vincendo il titolo italiano a Cervia l'anno scorso, di prima categoria, una partita soffertissima contro Ivan Bianchi, che comunque poi è riuscito a guadagnare la promozione attraverso la pool supplementare. Prepariamoci al primo tiro di bocciata, che sarà di Giuseppe Perucchetti. Il primo set, anche in questo caso 2-7-50 per tentare la conquista dei 3 punti in palio in caso di vittoria 2-0, altrimenti sarà 1-1, un punto a testa. Perucchetti al servizio, primo pallino, si stende tutto e va a colpire quel pallino blu, 2 punti subito, il rientro non c'è per un'inezia e quindi deve accontentarsi del minimo realizzo il bresciano Giuseppe Perucchetti. Centro classifica per lui al momento, 7 partite sole, questa è l'ottava. Lo stesso discorso un po' più avanti Molduzzi, ma dal punto di vista del punteggio sono 2 i punti in più, sempre con lo stesso numero di partite. Beh, non è poco, perché 2 punti fa la differenza in una classifica che naturalmente è molto corta e presumibilmente passare da essere nei primi setti o andare a rischiare i play-out, delle volte la differenza è molto meno di quella che hai detto tu, meno di 2 punti, quindi sì, spesso pensare. Si va anche a vedere i risultati nelle gare di selezione, anzi negli ultimi anni credo che sia sempre capitato, o per i play-out o per i play-off è sempre capitato. Molduzzi trasponde a risalire, bella giocata, mantiene la boccetta di vantaggio, rimane un pelino staccato rispetto al pallino, ma non è detto che sia un danno eccessivo. Perucchetti si gioca, credo, allo stesso modo, la tre sponde, potrebbe fargli gioco anche la 2, ma lui gioca di 3. Sì, perché può mettere in difficoltà l'avversario se indovina l'angolo perfetto. È leggermente largo, segna comunque. Che è la minima, diciamo, realizzazione, prendere il punto, magari se si mette anche un po' in difficoltà l'avversario è meglio. Molduzzi una semplice 2 sponde. E vanno di misura questi 2, eh? Hai visto che roba? Eh sì. Beppe Perucchetti alla Taverna Verde, alla fine di questa stagione credo che farà il 9° il prossimo anno. Il 9° dove? Alla Taverna Verde, verrà utilizzato nella Coppa Campione, ma non per demeriti di rendimento quanto per la distanza, perché sappiamo che Gardone, Valtrompi e Forlì non sono confinanti, anzi. Sì, però se ci dici quanti chilometri sono, così lo quantifichiamo. Bisogna che vada a vedere il navigatore, te lo dico dopo. Perché abbiamo detto bresciano, quindi possiamo immaginare che sia in provincia di Brescia. Sì, una 20ina di chilometri più sopra. Va bene, allora, quindi si sobbarca circa 300 chilometri a occhio e croce per ogni trasferta, più i 300 per tornare a casa. Sì. Quindi è sicuramente un campionato impegnativo, quello di Serie 1, 34 giornate, e il fatto che sia questa situazione di fare il 9° giocatore, si gioca su 8 giocatori durante il campionato regolare, il 9° giocatore può essere impiegato in qualsiasi minuto, quindi eventualmente, certo, qualche incontro può
Certo, se manca una persona, sì, è uno che non si tira indietro. Tanto Rimane, Molduzzi credo, sbaglia. di Molduzzi sbaglia da costo. Perucchetti. E boccia ancora Perucchetti per la seconda volta consecutiva. Si era giocato molto bene la costo. Beh, però non è mica d'accordo Molduzzi, eh. Io avevo dato per scontato che il punto fosse di Perucchetti, ma. Perucchetti, se non vado errato, Loris ha vinto la prima edizione del Super Pallino Blu. Beh, Correggimi se bravo, sbaglio. bravo. No, diciamo, No, la cioè la seconda, seconda, perché la scusa. prima l'ha vinta Minocchieri, Sì, sai che vabbè. Minocchieri predilige vincere tutto quello che si organizza di nuovo. Tra l'altro, a distanza di una decina di giorni, ha vinto anche il Memorial Marocchi e Beppe Perucchetti. E alla Bene. fine avevi visto bene. Vabbè. Ogni tanto. Beh, l'impressione a volte viene supportata anche dai fatti, ma Certo. siamo in una situazione dove l'eventuale nostro errore spero che ci sia perdonato, visto che siamo abbastanza lontani e anche fuori. Inizia a rimpallare Beppe Perucchetti. Purtroppo per lui, e ce l'ha detto lui stesso, sta litigando con la bocciata quest'anno. Il motivo per cui ha vinto meno degli altri anni è proprio lì, perché nel gioco alterna, sì, attenzione a questo calcio veloce. Sul pallino, che è sempre un tiro non semplicissimo, soprattutto perché il pallino lascia correre molto la boccetta bianca, Certo. la boccetta battente, voglio dire, che se per dire smezzi è un rischio inaudito per poter andare con la propria nel danno, vuol dire andare a battere dei birilli. Ha fatto 4 punti, ci fornisce anche un bel replay il nostro regista. E va con il, credo, trasponde, Beppe, no, lunga e corta, di prima. Dicevo, Beppe Perucchetti, a bocciare quest'anno è molto falloso, ma ce l'ha detto lui stesso, noi l'abbiamo visto parecchie volte, ha avuto problemi, c'è poco da fare, quindi quando non prendi nel filotto diventa più difficile a questi livelli, anzi diventa quasi impossibile vincere. Nel gioco benino, bene, magari qualche volta anche meno bene, ma purtroppo c'è sempre il problema del filotto, se non hai la convinzione del e la sicurezza del filotto vai a calare anche negli altri parti del gioco. Due sponde per Giuseppe Perucchetti in appoggio sulla bianca dell'avversario, È stretta. scivola via e quindi sotto di due Perucchetti conduce 4-0, ma no, siamo su 4 pari perché Molduzzi in effetti ha Sì, fatto 4 punti di il rimessa. birillo di Adesso calcio. Molduzzi può guadagnarsi un buon margine. Si riesce a capitalizzare questa occasione di giocare due boccette consecutive nel gruppo, nel gruzzo Può di girare il boccette. pallino, attenzione, può girare il pallino. Rimpalla. Beh, ha girato la boccetta rossa, ma ahimè non è passata nella linea dei birilli e quindi farà Molduzzi l'accosto semplice da 2 punti. Lunga corta per Molduzzi. E a costo guadagnato, forse addirittura possono essere 3 i punti No, no, guadagnati. una bile sola, 6 a 4. Bene, allora avevo indovinato anche questa. Mi sono voluto correggere, ma delle volte correggersi non è detto che serva come per un buon caffè. 2 punti. L'umorismo inglese di Loris De Cesare. Molduzzi 8 a 4. 8. Perucchetti 4, poche scintille al momento, però insomma, abituati a Corbetta, a Fabbri e Bianchi, Minocchi e Cicali, ne abbiamo viste quest'oggi di belle giocate e anche di bei realizzi. Attenzione che sembra in... No, va di quattro sponde effetto, non è infilato, poi c'è tanta luce, l'abbiamo visto adesso, fra la biglia e il pallino. Perfetta Effetto a giocata. quattro sponde a misura, cambia la biglia e copre anche. Luca Molduzzi, appena è stato comunicato che Romea si stava sciogliendo, ci ha messo 20 minuti per trovare la squadra dell'anno successivo e sarà
uno dei singoli del Circo dello Sport, insieme a Gasperini, menzionato da noi, da te, da me, perché tu ti non sei c'eri. preso tu la responsabilità. No, c'ero, ho solo preso atto perché diciamo che non siamo comunque in possesso di nessun No. contratto, siamo solo No. in Diciamo di che ci informazioni. informiamo, divulghiamo, poi se qualcuno ci smentisce ne prendiamo atto. Bene. Come si fa nelle migliori famiglie, giusto Loris? Sì, certo. Ci piace fare un po' di gossip sui passaggi almeno a me piace. Diciamo che in un frangente di campionato che ancora non si è concluso può essere anche un po' di disturbo o anche in qualche modo un segno di rilassamento per le posizioni che uno compete. Comunque il Romeo non aveva più niente da dire per il campionato, sicuramente arrivare quinti o sesti o quarti cambia poco. Il Circo dello Aveva già. Sport era nella stessa medesima situazione, quindi stavolta non abbiamo fatto danni, dai, anzi, No, non ma ho noi non fatto ne danni. avremmo fatte comunque, nel senso che per quanto riguarda il contesto del campionato, questo diciamo, passaggio da una squadra all'altra, che non è ancora ratificato, ma che se ne parla, quindi siamo al solito enigma, è meglio tacere o è meglio comunicare, dipende proprio dalle squadre che in qualche modo danno queste informazioni. Bellissima giocata di Sì, Perucchetti. Perucchetti è centrato nel gioco, attenzione. Però la boccia di vantaggio era Molduzzi, Eh sì, quindi. però a questo punto qui si prende, ma con le dovute cautele. Le dovute cautele sono boccetta così tagliata in Certo, appoggio attenzione, bisogna prendere il pallino nella giusta dimensione, non andare sulla propria. contro L'errore la propria, e infatti. arriva. Quindi boccia Perucchetti per la terza volta. Tre realizzi da 2 punti, Perucchetti, 2 volte di accosto e uno di Birilli. Ah, 3 punti. 3 punti, quindi l'errore di Molduzzi un po' più grave del previsto. Oltre a non raccogliere, ha lasciato addirittura 3 punti a Perucchetti. Sfrutta il regalo dell'avversario Perucchetti, filotto di prima, prova l'allungo 15 a 8, un mini break. Vediamo anche il replay. Si riprende la caccia al pallino con questa prima giocata di Luca Molduzzi, Molto buona, millimetrica. Molduzzi molto molto buona. che ci aveva presentato anche in precedenza una giocata straordinaria ad effetto a 4 sponde, poi però ha sbagliato l'ultima che poteva essere un po' più semplice, ma evidentemente l'errore è sempre dietro l'angolo, se sbagli la gittata non ti salva nessuno. E qui lo sbaglia Perucchetti, penso, perché scivola via, anzi non tocca per niente. Quindi la Biglia solita. stretta. Sì. Ormai non mi diverto neanche più a dirlo, l'abbiamo già detto 100 volte. Però una larga l'abbiamo vista, sono già contento. Scherzi a parte, andiamo di nuovo in cronaca. Terza per Perucchetti. Ci ha preso la contromisura, logicamente. Stavolta. Però siamo 3 contro 1. Con un punto assolutamente fattibile. Va di 3 sponde il poldo nazionale. Ma avevamo detto che era di Sogliano su Rubicon. Molto buona. 2 boccette consecutive attaccate al pallino. Direi che E è un coperte, bel. che non ci stanno punti. Beh, in questo caso la copertura Bisogna è affondare il un. pallino il più in basso possibile. Direi che c'è solo quell'alternativa. Invece rimane lì Perucchetti, perché probabilmente ha paura del tiro d'apertura di Molduzzi, che è uno di quelli che lo sa fare meglio di altri. Rimane bianco il punto, almeno da questo punto di osservazione. Non è sicuro, No, però. no, sta già inquadrando la biglia in alto Allora va Molduzzi. bene. 2 boccette a disposizione per Molduzzi, con la prima cerca di posizionarla verso il centro del biliardo. Forse l'intenzione era di mettere un po' più vicino ai Sì, birilli, adesso andrà di calcio. però il calcio c'è, quindi bisogna. Eh Entra no, poco. non va. Secondo pallino guadagnato da Molduzzi, da bocciare sul 10 a 15.
Primo set che stenta a decollare. Abbiamo trovato, anzi, ha trovato Luca Molduzzi due laterali, 4 punti, 14 a 15. Partita chiusa per adesso, nel senso molto conservativa, punta e bocciata. Ma Perucchetti ama giocare così, Molduzzi anche, ma attenzione, molto più spregiudicato rispetto all'avversario. ...14 a 15, fase un po' interlocutoria. Risponde, attenzione, forse anche per attacco. Per attaccare. Sì, gli può far gioco che gli tocca sul pallino, C'è la correzione. Vedi. E vedi. C'è un birillo. Buonissima biglia. Ottima giocata di Luca Molduzzi, che in un frangente dove ci poteva stare anche solo a cercare la costa, ha cercato a costa e realizza ed ha portato a casa 4 punticini che servono per passare a condurre. Non è mai male essere davanti e prendere il punto, era fondamentale. La bella risposta di Perucchetti, che però non è detto che non sia di nuovo attaccato da Molduzzi. No, a questo punto possiamo dire che farà lunga, corta, poi corta di nuovo, a risalire sul pallino, di precisione millimetrica anche questa. Eh sì, Molduzzi c'è. Quando c'è da andare vicino al pallino, finora non sbaglia. Ha sbagliato quel tiro due o tre frangenti fa per prendere il punto con l'ultima, ma era una situazione un po' più complicata. Tre sponde di braccio alzato per alzare il pallino. Bravo, bravo. Sta primo. Giocando molto bene anche Beppe Perucchetti. Duzzi sarà costretto a giocare pure lui una tre sponde per alzare un po' quel pallino verso, certo, la propria boccetta bianca. Ah, gioca anche per fare i punti, eh. Questo è un tiro che se tocca nella rossa o che va diretta sul castello può fare i punti. Non ci va lontano, attenzione. No, non ha segnato però. Ah, non ha segnato perché ha colpito smezzando quella rossa. Se la copiva piena, penso che sarebbe riuscito a farla arrivare sul castello e a fare anche il punto, perché la bianca doveva fermarsi. Attenzione a questo lunga corta che sta tentando Perucchetti della bianca qui in primo piano. È aperto e da tirare fuori traiettoria. Sono due difficoltà in una. E infatti lo prende di prima rischiando. La bevuta anche, può arrivare con questo tiro. No, non si è ferma, arrivata si per ferma niente. Poco prima di arrivare sul castello. Con due punti Perucchetti va alla bocciata sul 17 a 18 ed è la quarta volta che ha il pallino per sé, tutto per sé. Attenzione che se Perucchetti prende così tanto a bocciare come faceva due anni fa quando ha vinto, l'abbiamo ricordato, super pallino in memoria al Marocchi, diventa un cliente molto difficile per chiunque, perché nel gioco appunto è bravissimo, se realizza birilli quando mette su il pallino, visto che spesso ne porta anche a casa più dell'avversario. Vabbè, questa è quasi la certezza di vincere. Adesso intanto si culla questo vantaggio 25 a 18 e questa supremazia nell'accosto sancita da 4 pallini guadagnati, magari quello di Achitto, possiamo anche dirlo in maniera non attraverso l'accosto, ma gli altri 3, uno addirittura con la boccetta di ritardo, dividono un po' la bravura in questo fondamentale di accosto che per il momento premia Perucchetti. Molduzzi però ci ha fatto vedere delle giocate bellissime, perché si ferma praticamente sempre attaccato al pallino, sì, quasi. Lunga corta in arrivo. Sì, sul pallino. Pallino. Sul pallino per farlo scivolare sulla propria boccetta, poi fargli gioco anche il tocco sulla boccetta bianca. Eh sì,
doppio risultato, la bianca che viene allontanata dal pallino e le due rosse che invece rimangono un po' più vicine. Borduzzi alla boccia di vantaggio cercherà di conservarla con una tre sponde. Anche in questo caso stiamo parlando di un tiro di precisione in appoggio sulla rossa. Bravo, bravo Borduzzi, come vedete sta pennellando. Stiamo vedendo delle grandi giocate in accosto, perché a noi che in qualche modo commentiamo può sembrare tutto scontato prevedere, ma è poi da effettuare quel tiro. Un conto è vederlo il tiro, un conto è eseguirlo, sono due cose diverse. Due sponde per Uchetti, direi sulla propria, ma mi sa che sia stretta. È così. Brutta giocata di Perucchetti che consegna a Morduzzi un'occasione d'oro da sfruttare, due sponde che invece Morduzzi di prima e deve bocciare sul 20 a 25. Allora, questa è la quinta partita. Allora, ci abbiamo visto una partita, diciamo così, sulla falsa riga di questa, la prima. Le altre tre altamente spettacolari, con grandi realizzi. Siamo tornati un po' ai tiri conservativi, ma ci sta con questi giocatori. Beh, abbiamo visto anche dei tiri di rimessa, però. Morduzzi sì, ha già fatto 8 punti di rimessa, adesso ne fa 8 di bocciata, passa a condurre 25-28 e c'è da aspettarsi che comunque abbia un'escalation nel realizzo questa sfida, perché sono due giocatori di grande spessore e allo stesso tempo hanno bisogno entrambi di fare dei punti. Hai detto bene, due punti in più e a Morduzzi, a cui sì, potrebbe sì, anche ipoteticamente bastare il pari per conservare una situazione favorevole. Ricordiamo che mancano quasi sicuramente due partite per tutti, per chi le ha giocate di più. Per alcuni tre, per uno quattro, ma stava giocando, quindi la classifica assolutamente in divenire. Tanto Morduzzi sbaglia grossolanamente in accosto con un tiro a tre sponde troppo stretto. Adesso gioca la due sponde in appoggio sul pallino e questa tornata è appesa molto a questo tiro, perché se sbaglia anche questo va sotto di tre, invece ce la fa a prendere il punto, qualche speranza di limitare i danni per Luca Morduzzi può essere sfruttata da questa giocata. Ora va l'accosto semplice Perucchetti, tre sponde risalire e poi Perucchetti pensa di vedere cosa fa Morduzzi per giocarsi le ultime due. Morduzzi che potrebbe optare anche per un tiro a tre sponde sostenuto per alzare quel pallino. Mi sa che è proprio quello che tira, eh? Eccolo lì, stretta. Stretta fino a un certo punto. Colpisce e il pallino non passa nella linea desiderata. Attenzione però che con il lunga corta, punti e 8 di colore. Eh sì, si è verificato un fatto a Morduzzi molto molto negativo. Entra troppo, ci saranno solo gli 8 di colore. E non è poco però. Sì, perché si porta 33 con una bocciata. Per i colori bisogna spostare un po' quel pallino, infatti Perucchetti... Io ero vabbè, sono elementari, però ero convinto che ci fossero già. È sbagliato. Con 8 di colori, il primo 8 che vediamo in questa partita, Perucchetti si porta al servizio sul 33-28 e non gioca tennis. Punti 30, spinta cortissima, non sono sicuro che sia voluta questa spinta corta, anzi direi proprio che non è partito il colpo, rimane sua riga. Ah, rimane buono, si può colpire di prima. Morduzzi ha un'occasione di sfruttare. Beh, dalla faccia di Perucchetti non è voluta, devo dirla. E infatti Morduzzi prende subito al volo l'occasione, porta a casa il minimo 12. Paga Dazio
E va avanti Giuseppe Pero che 38-35. non ha preso il punto, presumibilmente può anche giocare per chiudere la, il set perché il pallino. Tanto abbiamo visto in replay il tiro di rimessa che è una bocciata regalata da Perucchetti, Molduzzi ne ha fatti 12 e si è portato sul 38-35. Adesso ha la boccetta di ritardo, ma cerca di riconquistarla con questa bella giocata. Attenzione perché Perucchetti va al tiro, eh. Qui tira Eh sì, stretto, sostenuto per realizzare qualcosa sulla bianca. gira la Gira il biglia però, pallino, anche ma anche la la biglia. propria, hanno girato tutte e tre, una larga e una stretta, quindi buon per Perucchetti che è riuscito a conservare il punto. Siamo addirittura d'arrivo di questo primo set, 38 Molduzzi, 35 Perucchetti. Molduzzi che potrebbe non andare alla costa perché il pallino in quella posizione e invece va alla costa. Beh, perché evidentemente non si fida di cercare lui il tiro della partita. Il pallino lì Vediamo con. come si mette. Si Si mette mette che sotto potrebbe tiro. essere anche attaccato. Non facilissimo perché va tirato fuori traiettoria. Questo trasponde. C'è quella rossa che dà un bel po' fastidio. E credo che alla fine andrà a punto anche Perucchetti. Vediamo se ci prende o no. Vabbè, Perucchetti ne ha 35, quindi per andare a tiro della partita deve farne 8. Se ne facesse 5, boccerebbe 40, basterebbe lo stesso. A sto punto si preoccupa principalmente di prendere il punto. E va alla costa proprio per cercare la soluzione più semplice. Però adesso direi che consegna a Molduzzi l'occasione di tirare, perché Molduzzi ha la boccia di ritardo. Siamo sempre lì, è un tiro fuori traiettoria con una rossa che magari non c'entra niente nell'angolo, ma ti dà fastidio, ma probabilmente c'entra. Il È un tiro problema difficile, voglio dire quello, di avere la naturalmente boccia di Ippoldo ritardo Nazionale. deve tirare per forza. E infatti è larga, vedi. C'è E quel adesso. problema lì, proprio perché quella rossa fa ombra, come si dice. D'altronde nella condizione in cui era faceva ombra anche se andava a punto, quindi non è che Sì, era fosse. difficile da prendere, soprattutto era difficile mettere il gioco a proprio vantaggio, quindi una soluzione che ci sta, quella che ha adottato Luca Molduzzi. Però ripeto, era assai complicato perché c'era questa rossa che disturbava. Tira per i tre? Credo di sì. No, tira sul pallino per alzarlo, farlo passare sul castello e fare Attenzione il top, che ma se tocca nella propria sono guai, eh. alla Ma fine per. tutto è bene, quello che finisce bene, due biglie e boccerà per lo strike. Però attenzione che verrà misurata anche la terza biglia. Se ha fatto 5, comunque ha fatto un buonissimo risultato. Ed era l'obiettivo alla fine, possiamo dire, perché c'era anche la doppia opzione, perché se prendi il pallino più pieno puoi chiudere la partita. Però naturalmente il minimo sindacale, l'obiettivo primario era bocciare per i 10. Devo dire, bel tiro di Perucchetti. Da qui sembrerebbe bianco di tanto, ma c'è il gioco degli angoli, attenzione, infatti. Vediamo dal tabellone quanti punti verranno segnati. Non abbiamo sentito la chiamata No. dell'arbitro, adesso la vediamo. 5. Sì. Boccia per i 10, Beppe Perucchetti per il primo set. Ma Direi. rimpalla. Purtroppo per lui rimpalla. Attenzione, trova punti, ne trova 4. 44 a 38. Mi sa che è il secondo rimpallo Sì, e di mi sa questo che set. adesso Luca Molduzzi proverà di andare fuori. No, va appunto. Smentito ancora una volta, complimenti. Eh beh, dipende da come Naturalmente uno. lontano, perché non si devono correre rischi di tiri di realizzo da parte dell'avversario. Avrei detto che andava a calcio veloce della rossa, devo dire la Ma verità. ci può andare dopo che ha giocato Perucchetti stavolta, eh? Bisogna vedere come si posiziona Certo, Perucchetti. adesso sì. Ma caso che Perucchetti faccia un tiro d'attacco, non ci credo neanche se vedo, ma
Naturalmente sapendo le caratteristiche dei giocatori, non è che tiriamo a indovinare, poi dopo loro sono lì e loro devono decidere come la vedono ed è giusto che eseguino il tiro che secondo loro è più adatto in quel momento e alla situazione di gioco, naturalmente. Molduzzi costretto ad andare all'attacco. No, giocano due Abbassa sponde. il Giocano pallino due o la sponde. biglia. Gli fa ben gioco il pallino. Molduzzi a 38, gli servono 12 punti. Può tenere anche con la costa un pallino pesante, bocciare sui 40 come minimo. E quindi questa scelta può essere anche giudicata molto propizia, ma bisogna vedere perché Perucchetti può cercare la chiusura da un momento all'altro, quindi per quello che io pensavo che attaccasse Molduzzi per avere una possibilità in più di chiudere. Poi se magari uno si affida alla bocciata prossima che verrà, però bisogna avere anche l'accortezza di Attenzione che va l'attacco Perucchetti col tiro di taglio, non sicuramente un suo marchio di fabbrica. Via tutte e due le bianche. Una bianca ha sfiorato i birilli, Sì, ha girato larga. con due birilli avrebbe chiuso. Non ci è andato lontanissimo. E Però non aveva adesso, preso il tiro, si sì, era ma tirato un taglio. adesso la situazione è classica. Molduzzi va alla costa perché non Sì. può permettersi di fare diversamente. Perucchetti con l'ultima sceglierà se andare all'attacco perché magari tenere il punto non è possibile. Oppure all'accosto per vedere se, insomma, può mettere in difficoltà Molduzzi. A quanto sembra va all'attacco. Adesso sta guardando le biglie là. Sì, Ah, deve fare due birilli di calcio. D'altronde Molduzzi boccia sul 40-41, che ne faccia 2-3. Anche se Molduzzi potrebbe optare per un calcio se gli rimane. è quello il problema, secondo me, per Perucchetti, perché secondo me se prende il punto, vediamo però che non ha nessunissima intenzione che va all'attacco, No, non l'attacco. era poi così facile Due prenderlo. birilli di calcio. Non arrivano, anzi, si No, prende la forse. partita. Perché questi sono 4 punti persi, 8 di colore, con 12 Molduzzi. No, sono 5 di colore perché l'altra biglia è qua in alto. Ah, che abbaglio. I primi 4 punti persi Diciamo che Molduzzi è in una condizione di estremo vantaggio perché Sì. boccerà per. Adesso vediamo perché tenta questo lungo. No, 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 va. va alla 5, va alla Boccerà per 5. i 4. A 47. Condizione di estremo vantaggio, questo è un tiro sbagliato, ma che non condivido nemmeno perché, ripeto, secondo me se si andava a punto diventava non facilissimo per Molduzzi prendere il punto. Però adesso tocca a modo di si bocciare E e naturalmente il primo arriva. set lo archivia. 1-0, Luca Molduzzi. 55 a 44 per Luca La chiave Molduzzi. della partita, secondo me, è la bocciata in cui Perucchetti non ha fatto partire il colpo e conseguentemente pallino riga, filotto di Molduzzi, è lì che è girata la partita probabilmente. Io penso che la differenza l'abbiano fatto i 20 punti di rimessa di Molduzzi, perché di bocciata ha bocciato 5 volte, Perucchetti ha fatto più Vedi, punti. qui non è partito il colpo. Un birillo, è vero, ma non è partito il colpo. Pallino riga e di rimessa Molduzzi, eccolo lì. Qui è girata la partita. Il problema è Eravamo che all'inizio, ma è girata la partita. Poi sì, ha fatto 12 alla punti. fine l'errore, l'ha bevuto da 4, ha fatto il resto. E Adesso Molduzzi è Molduzzi. un opportunista e un vincente e di conseguenza quando gli dai l'opportunità di chiudere, difficile che sbagli. E adesso il Secondo secondo set. è già partito con un Molduzzi che ha fatto 12. Noi l'abbiamo visto in sottofondo, però dobbiamo menzionarlo perché un 12 di bocciata dopo aver chiuso magistralmente con un 8, quando ne servivano proprio 8, mette in risalto proprio le capacità balistiche di bocciata. D'altronde è uno di quelli che ha vinto più titoli di tutti, fa parte di quella cerchia dei Minoccheri, dei Rose, che hanno vinto tantissimi scudetti tra squadre, individuali, coppie, e quindi una grande storia per lui perché giocava già a livelli
da primissima serie nei biliardi con le buche. Parliamo di un giocatore che è sulla breccia da almeno 30 anni. Sì. Bah, io oserei dire anche qualcosa in più. 35, sì, perché lui è iniziato praticamente un bambino, l'hanno vestito e ha detto adesso vai a giocare a biliardo. Di solito ai bambini si dice di andare a scuola, lui ha detto vai a giocare a biliardo. E forse avevano capito che era un talento. Sì, aveva la scuola biliardo vicino a casa perché Ravenna ha avuto in quel periodo tanti tanti campioni, ormai non più neanche in vita qualcuno, e Molduzzi ne ha carpito le capacità. Attenzione perché fa una due sponde, Lo prende, lo prende. altri 8 punti per Molduzzi di rimessa, 20-0. è incurante della Costa. A un certo punto con la boccia di ritardo, anche se avesse preso il punto presumibilmente non l'avrebbe mantenuto, e quindi con questo margine è pronto anche eventualmente a supportare una rimonta dell'avversario che va di calcio e lo sbaglia, e Perucchetti guadagna l'accosto minimo o quasi 2 o 3 punti alla bocciata. Una biglia per Attenzione Perucchetti. Perucchetti 8 punti e Non ci quindi sta, ora ne è il ha. giocatore di Gardone Valtrompio, giustamente, perché soprattutto sa che il set che ha appena perso può lasciare anche dei brutti ricordi. L'avevamo Cicali 2, Ivan Bianchi 0, direi di no, è uno degli aggiornamenti dell'ultima ora, così a memoria. Cristofori 2, Naderi 0. Questo non l'avevamo di sicuro. Poletto 2, Lugli 0. L'avevamo. O perlomeno l'avevano. Turroni 0, Ivan Bianchi 2. Questa non l'avevamo. Molto Perucchetti, attenzione, due sponde, sposta buona. il pallino attaccato alla propria boccetta. Olduzzi, tentativo a tre sponde d'effetto, gli fa gioco toccare sulla propria, forse anche toccare sulla rossa. Sì, in effetti il pallino scivola verso la bianca e quindi Molduzzi mantiene la posizione di vantaggio. Era indispensabile questo tiro per mantenerla. L'ultima di Perucchetti. Eccolo qua. Molto bella anche questa, eh. Lascia lo spazio a Molduzzi di giocare Ci una vuole due sponde. precisione però. C'è Certo. la carambola della rossa che ti aiuta. Bisogna Molduzzi. azzeccare anche la spinta, È eh. È comunque una perfetto. biglia perfetta. Tirata con il calibro, come spesso accade a Luca Molduzzi. 22-10. Altri 6 punti per Luca Molduzzi, forse Potrebbe esserci addirittura qualcosa in no, più? non c'è. No, c'è stato un rientro improvviso, poi ci ha ripensato il pallino, ha detto no, torno fuori. 28-10.
Vediamo questa prima di Perucchetti, direi buona, perché è vicino a pallino, è messa in modo che non ci sta nulla, quindi obbligatorio il trasponde solo per il punto, punto non facile, ma c'è la possibilità di alzare il pallino, e infatti è quello che fa Molduzzi, e segnare. Classica giocata a tre sponde per Perucchetti, l'accosto è una formalità, bisogna però non infilarsi, e invece mi sa che si è infilato. Va all'attacco. Sì, si è infilato, va di taglio il poldo nazionale, ma non prende, anzi prende di prima, buon per lui che segna. Torna lì, di tre sponde, Beppe Perucchetti. Stavolta magari cercherà di non infilarsi. Invece però... è paradossalmente peggio di prima, perché sono a specchio, c'è punti, ci sono punti, scusate, sia con la biglia che con il pallino. Però se si prende metà non si fa niente, quindi bisogna certo, prendere proprio... Io scommetto che Molduzzi tira. Vabbè, quello sì. E va nelle grinfie con la biglia... La prende troppo piena, sarà una biglia per Perucchetti, presumo. Una biglia vuol dire due punti nascosto, sì. Era un po' quello che volevamo trasmettervi come messaggio, e quindi bocciata sul 12 a 28. Più che doppiato Perucchetti da Molduzzi, ma con questa bocciata si può ritornare lì, a una decina, 8-10 punti. C'è un attimo di sospensione, evidentemente qualcosa ha disturbato Perucchetti mentre si avviava la bocciata. Ora riprende la preparazione e va al tiro Perucchetti. Berillo di prima, 10 di seconda, anzi direi strike, mi sembra che sia stato battuto anche l'ometto laterale, da qua non capiamo da questa inquadratura, ma no, 10. Vabbè. Cerchiamo di privilegiare la, ecco, il replay. Ecco, la centrale in prima visione, dopo magari sapendo cosa è successo possiamo cimentarci anche in maniera diversa a mostrare dall'alto il tiro. Questa è un'indicazione, non è un obbligo, e magari se la rispettiamo per attenzione, i telespettatori. Attenzione Loris, questa è una brutta prima di Molduzzi, rimane corto a muro. Vediamo se Perucchetti ne sa approfittare. Non troppo. No, anzi, non segna neppure. Però c'è qualcosa che lo disturba. Accosto o qualcos'altro. Il cane forse, si sente sottofondo. C'è molto pubblico a Fico Italy World e qualche schiamazzo di troppo. Il teatro arena gremito da tante persone curiose e anche un po' appassionate. C'è il cane, esatto, hai detto bene, tu hai visto subito un cane che... Cane non mangia cane, dicevano una volta. In compenso è un attento spettatore, a volte... diciamo che applaude anche lui le giocate dei giocatori, dai. Le giocate degli atleti, scusa, perdonatemi la cacofonia. È certo che è una bella eccezione trovarsi in un ambiente che non è sportivo per eccellenza, ma che ci ospita in questa occasione, e poi avere anche degli ospiti illustri e qualche, diciamo, anche inaspettato. Qualche quadrupede. Questa sembra una buona biglia da qua, però no, sì, no, il punto è rosso. Oserei dire che non è rosso. No, il punto è rosso. Adesso ce lo sapremo dire. Assolutamente rosso. Va bene. Però attenzione a questa apertura che può portare con una biglia il lato di colore a far girare un'altra. Credo che andrà, esatto, solo per il punto, magari per il lato di colore, è largo e combina un mezzo pasticcio. Sì, perché adesso prendere il punto sarà un'impresa.
con una sola boccetta dopo tutto. Prima a me non è piaciuto questo tiro di Molduzzi, l'avrei tirato un po' più veloce da dritto, però ripeto, io sono un quinta categoria e lui è un master, campione italiano prima categoria. Ci riprova con la tre sponde, prende dopo due e questa gli è una va bellissima biglia, bene. C'era questa carambola, l'ha cercata e l'ha trovata. Bene, quindi tu dici che tirava la due sponde. Assolutamente sì. Va bene. Non allora c'era altro modo, perché di seconda non potevi segnare. Bravo. Non avevo guardato bene. Adesso boccia, terzo pallino sul 30-22, Luca Molduzzi. Molduzzi è una macchina adesso, eh. Un 12 in apertura di set, un 6 al secondo e un 8 al terzo. E ora ne ha 38 a 22. Molduzzi, ecco, che il replay ha vinto, puntuale del nostro regista, che ha vinto anche il primo set, Luca Molduzzi, 55-44. Un'altra prima biglia di Perucchetti molto molto buona. Molduzzi tre sponde per sì, Molduzzi. Tre sponde, braccio alto, non di precisione, per smezzare la rossa e farla scivolare via, rimane lì con la bianca. Splendida giocata di Luca Molduzzi. La stessa soluzione riproposta da Giuseppe Perucchetti. Stretta. Però prende il punto forse. Forse. Da vedere. No, direi di no. Direi che da vedere, però è bianco. Ma ci azzardiamo in pronostici e ci azzecchiamo quando si può. Adesso per quando ci azzecco, dici ci azzecchiamo e quando hai sbagliato? Perché evidentemente io ci azzecco un po' di più. Ah, è come dire armiamoci partite, uguale. Voilà. Andiamo a vedere Perucchetti che è costretto ad andare all'attacco, perché adesso con la boccetta di ritardo e anche sul groppone 16 punti bisogna cercare il recupero. Tre sponde Perucchetti, è buona ma entra leggermente troppo, insomma. La sua corre pericolosamente verso il castello. La cosa grave è che ha perduto un'altra volta il vantaggio di biglie e soprattutto l'aveva, che Molduzzi ne ha 38. Sì, l'aveva già perso. Questo è stato un tiro quasi costretto dalla situazione, ma adesso Molduzzi, se prende il punto con questa 3, anche in questo caso di precisione, si porta in un vantaggio non indifferente. Perucchetti deve chiudere il gioco e sperare che Molduzzi non conquisti il pallino, perché se no sono guai, perché sul 40 una bocciata di Molduzzi praticamente vuol dire sconfitta. Ai ai ai, punto rosso. Il bianco ha in ogni caso una boccetta importantissima. Tiro un trasponde a saltare. Certo. Solo per il punto, naturalmente. Se prende la biglia larga lo fa, se prende i due pezzi lo fa. Infatti segna 40. Diciamo che aveva tutti i margini di errore a eseguire questo tiro. Un giocatore come Molduzzi lo ha visto subito. 40 per il Poldo Nazionale, 22 Beppe Perucchetti. E il, possiamo dire, set ball magico, per andare 2-0 e per conquistare 3 punti. C'è il filotto, c'è il 10, c'è la chiusura. Gioco, partita e incontro. 50, anzi, 22. C'è lo strike addirittura. Due strike. Abbiamo visto il 12 di apertura e il 12 di chiusura. Il marchio di fabbrica, Luca Molduzzi, nazionale per Massimo Berselli di Sogliano sul Rubicone, da quest'anno per tutti noi. Ci sono altre due partite in rampa di lancio. Non so in che ordine, ma voi state qui. Arriviamo molto, molto presto.